È tempo di transumanza a Bersola, una piccola frazione nel cuore della Lunigiana, in provincia di Massa Carrara. Cristina sta per raggiungere Franco, che è già alla stalla intento a sistemare le ultime cose. È elettrizzata e non vede l'ora di iniziare quel viaggio affascinante, che però la preoccupa un po'. Vivranno a lungo in solitudine tra boschi lontani, spesso a ore di cammino dal paese. E se succedesse qualcosa agli animali? O ancora peggio, a Franco? Sarebbe in grado lei di affrontare una tale emergenza? Brutti pensieri da allontanare. Certo, fino a un paio di anni prima, quando ancora risiedeva nella placida Bologna, non avrebbe mai pensato di poter vivere un giorno una tale avventura. Non ci riusciremo, Pippi. Adesso quando viene Franco ce lo facciamo legare da lui, Giulio! Giulio è uno dei tre asinelli che accompagneranno i due pastori. Ha solo 2 mesi, troppo piccolo per reggere il basto come la vecchia Rosy e il pallido Pippo. Le borse. Andiamo. Sei pronto? Sì. Ok, dai. I capretti li hai messi giù. Va bene. Mi ci dai una legatina un po' fatta bene alle borse? Dai. Andiamo. Franco è nato qui e fa l'allevatore da sempre, una grande passione che ha ereditato da generazioni di pastori. È per lui un mestiere bellissimo, che gli permette di vivere immerso nella natura e di misurare il tempo non con l'orologio, ma con l'alternanza di luce e buio. Cristina ha invece sempre fatto tutt'altro. Ha lavorato in teatro e addirittura ha costruito batterie musicali. Anche se quelle attività le piacevano, era insoddisfatta. Sentiva che non era quella la sua vita. Decise così di lasciare tutto per cercare un futuro più adatto alle sue aspirazioni. Nel suo vagare trovò a Bersola quel che desiderava. In transumanza è indispensabile avere i cani guida, ma anche quelli da difesa. I bianchi maremmani sono sentinelle fortemente protettive nei confronti del gregge e tengono alla larga qualsiasi animale, anche quelli inoffensivi, come questo piccolo di cinghiale, che di certo se l'è vista molto brutta. Dato che gli asini non hanno bisogno di brucare continuamente come pecore e capre, Cristina abbandona il sentiero per procedere più agevolmente. Io lo vivo. Sicuramente come un momento di cambiamento, un bel cambiamento. Dopo tutto l'inverno passato sui pascoli, a Bersola, si va sui monti finalmente. È anche un momento di un po' più di riposo, di tranquillità, anche se si alterna dei momenti belli faticosi, perché ovviamente ci si sposta a piedi, si vanno insomma dei lunghi tragitti, però è bello.
Anche Franco, con il gregge, arriva finalmente allo sterrato. Dopo alcune ore di cammino, la prima tappa del viaggio è raggiunta. Le pecore hanno riconosciuto il paesaggio e entrano volentieri nel recinto, sapendo che di lì a poco potranno brucare le erbe succose dei prati di Logargena. Occorre ora liberare gli asini e dare una sistemata alla baracca dove i due pastori vivranno per i prossimi 2 mesi. Dopo un anno di abbandono c'è parecchio da fare. Eccoci di nuovo qua. C'è da fare una grande pulizia. I materassi hanno un notevole bisogno di prendere aria e Cristina deve far ricorso a tutta la forza di cui dispone. Riuscirò a passare? Aprite quel finestrone lì. Qua bisogna sistemare sempre tutto. Materassi. Chiodini che si staccano. Pulizie. Perché non ce l'abbiamo la donna delle pulizie. Io sono sempre al pascolo, quindi a me fa piacere ogni tanto pulire. Poi si sa che le donne puliscono meglio degli uomini, questo è fondamentale. A parte il pascolare le pecore, pascoliamo le pecore, poi pascoliamo le pecore, poi pascoliamo le pecore. Cioè la pecora è la cosa più importante. Ci svegliamo presto, intorno alle 6 della mattina mangiamo, perché intorno alle 7:30, tra le 7 e le 7:30 le facciamo uscire perché altrimenti viene troppo caldo. Poi Franco va giù ai fieni, io sto qua, mi preparo, appena finita la mongitura mi metto a cagliare il latte, faccio il formaggio, intanto mando fuori le pecore perché tanto il percorso lo sanno, poi ci sono i maremmani che comunque diciamo le controllano abbastanza. Quindi loro vanno e poi io sento i campanelli, quindi so a che punto sono e intanto mi faccio il formaggio. E finito di fare il formaggio, rassetto un pochino e poi vado alle pecore. E sto alle pecore fino a sera, faccio una pausa perché poi le metto a dormire perché c'è molto caldo nel mezzogiorno e comunque loro non mangerebbero. E poi la giornata è lunga fuori, hanno bisogno anche un po' di riposo. Quindi le metto a dormire e quando le metto a dormire mi metto a dormire anch'io. Poi casomai sposto questo e lo metto di là. Franco è andato al pascolo, ma 2 caprette sono rimaste. Nate da poco, sono ancora troppo piccole per seguire il branco. Ma cosa fai? Ci fai? Meglio sistemarle in un luogo sicuro, giusto per evitare il rischio di attacco da parte di qualche predatore più audace. Il timore di essere abbandonata terrorizza la piccola capretta,
che però si tranquillizza immediatamente all'arrivo della sorella. I prati di Logargena sono uno dei luoghi più affascinanti della Lunigiana. Franco è sempre felice quando viene quassù, dove il paesaggio si spinge fino al confine con l'immaginazione. A volte si ritrova a chiedersi quale offerta economica potrebbe indurlo ad accettare di cambiare mestiere e quale valore abbia il ritrovarsi lì, in un mondo senza tempo, dove si è padroni di se stessi. Ma non riesce neppure a immaginarla, una cifra così elevata. Riportato il gregge all'ovile, è il momento di mungere. Franco si dedica alle pecore, mentre le capre spettano a Cristina. Lei ha un particolare attaccamento per quei sensibili animali. Ha dato a tutte un nome e le tratta come amiche. Loro sono consapevoli di queste sue attenzioni e manifestano il loro affetto sfregando teneramente la loro testa sulla sua. Sono trascorsi più di 20 giorni dall'arrivo dei pastori a Logargena e nel frattempo la famiglia è aumentata. Sei cuccioli di maremmano, piccoli batuffoli di morbido pelo bianco, sono arrivati ad allietare l'atmosfera. Sono quasi del tutto svezzati e si recano quindi anche loro alla mensa del campo. Oggi il menù offre crocchette, che loro accompagnano con una generosa poppata di gustoso latte materno. Con la pancia piena viene voglia di giocare. Così Franca e Peppa iniziano a stuzzicare Otto. In genere per un maschio è difficile avere l'ultima parola con una femmina, ma con due è veramente impossibile. Hey.
Dai ragazzi, dentro, eh. Via. Madonna, dei fiocchi di neve. Altro dov'è? Gigino. Neve. Li vuoi tenere un po' dentro questi cosini? Eh? Dai, forza. Ah sì, sono qua i tuoi cosini. Guardali. Dai. Su, dentro. Adesso che sgambettate non vi fermate più, eh. Franco deve scendere al paese per sbrigare alcune commissioni. Così, con il gregge, dovrà uscire Cristina. E il tempo minaccia al brutto. Mi piace vedere anche i cambiamenti del tempo, stare un po' al freddo. Non è che mi disturbi più di tanto, eh. Certo, quando c'è quella pioggia che ti rivolta l'ombrello, allora inizia a diventare un po' fastidioso. Ovviamente facendo questo lavoro qua non è che si teme tanto nel freddo, né... poi col tempo lo senti magari nelle ossa. Però no, non mi piace vedere... quando scorrono così tanto le nuvole, arriva il sole, vedi laggiù magari che c'è quel piccolo specchietto di sole, essendo in luglio, poi dici, ma chissà che caldo che c'è laggiù, io ho la felpa, mi piace. La situazione sta peggiorando rapidamente. Le nuvole, spinte dal forte vento, riducono parecchio la visibilità e in alcuni momenti, per Cristina, è addirittura difficile vedere dove appoggia i piedi. Deve prestare molta attenzione, ma non solo a quello. Scarsa visuale e vento che impedisce ai maremmani di avvertire gli odori sono le condizioni ideali per un attacco al gregge da parte dei predatori. Anche se la vita da pastore può essere affascinante, non sempre si riesce a coglierne il lato più romantico. Il pascolo a Logargena è ormai sfruttato a sufficienza e quindi è giunto il momento di trasferirsi alle Cascinelle, un luogo raggiungibile solo a piedi, a circa 1200 metri di quota. Ad aiutarli nella faticosa traversata è arrivata Raffaella, amica di Cristina, giunta appositamente da Bologna. Ma c'è una brutta sorpresa. Chris, c'è un problema. Qua. È caduto un'altra volta. Niente, lo porto senza pasto, dai. Non metterlo. Quella coperta mettercela.
Allora, se non torni, Rosy. Sarà l'ultimo anno, Ti vieni alle cascinelle. L'incidente capitato a Rosy ha aumentato l'apprensione in Cristina e Franco, già preoccupati per i difficili passaggi che gli asini dovranno affrontare. Fortunatamente, più avanti si unisce al gruppo Francesco, un altro giovane pastore che sarà di aiuto nel mantenere il controllo del gregge all'interno dei folti e ripidi boschi. Dai che ce la faccio. Sì, ce l'ho fatta! Io l'anno scorso l'ho fatta per la prima volta. Con gli asini, i muli, ovvio, si vede che non sono una che porta i muli con gli asini, che dir si voglia, con una destrezza pazzesca. Però, proprio per questo è bellissimo ogni volta riuscirci senza far male a me e a loro. Bambole! Di qua! Chiama la Peppa! Il viaggio è finalmente al termine e Pippo riconosce dall'alto il familiare paesaggio delle cascinelle. Tutto è andato bene e anche Rosy è riuscita a farsi onore. È brava la mia Rosy. Anche sto giro ce l'abbiamo fatta, È vero, Tata? Brava Topina, la mia vecchiotta, brava. Mentre capre e pecore si gettano avidamente sulle vasche colme d'acqua, per i quattro amici non è ancora il momento del riposo. L'interno della casetta in pietra ha bisogno di una rassettata e all'esterno occorre predisporre il recinto elettrificato dove rinchiudere il gregge durante la notte, evitando così che gli animali possano allontanarsi e mettersi in pericolo. Tutti partecipano con entusiasmo. Sono poche le cose piacevoli come condividere una passione e lavorare all'aria aperta con gli amici, specialmente quando ci si trova in luoghi come questo, che pare uscito da una fiaba dei fratelli Grimm.
Quando si è felici, il tempo passa velocemente e tra 2 ore il sole sarà già al tramonto. Raffaella e Francesco devono affrettarsi a scendere al paese prima che faccia buio. Oh, ciao ragazzi, grazie. Ciao qui. Ciao, grazie. Ciao. Al prossimo anno. Vai. Comunque, ciao veramente. Ci vediamo, uomo. Dai, ci sentiamo. Ciao. Ciao. Ma i cani abbaiano, ci sarà qualcosa, eh? No, non è niente, sarà un capriolo. No, no, Fra, ascolta. Ma sei sicuro? Sì, cosa vuoi che sia? Vabbè, sarà quel capriolo di oggi. Andiamo. L'alba arriva senza ulteriori emozioni. Nella notte successiva a ogni spostamento, cani e pecore sono solitamente nervosi. Ogni nuovo odore o rumore è per loro segnale di potenziale pericolo. Franco e Cristina hanno iniziato la mungitura. Non prima, però, di aver acceso il fuoco in una vecchissima stufa, sulla quale scaldare il latte per farlo cagliare. Fuoco e fumo di legna, paiolo di rame stagnato e pascolo rigoglioso. Tutti ingredienti che, come in tempi ormai dimenticati, danno al formaggio un sapore diverso e unico, quasi un sentore di bosco. Il formaggio che noi facciamo qua lo teniamo anche a stagionare, perché siamo in agosto e qua stagiona ovviamente molto meglio. Siamo quasi a 1200 metri e l'altitudine, insomma, dà una bella stagionatura al formaggio. Poi qui siamo a casetta in sasso, è un bel ambiente, un ambiente ideale, giusto? Ciò che non viene stagionato all'alpeggio è la ricotta. Il suo sapore è delicato, con vaghi richiami di trifoglio, la sua pasta cremosa che si scioglie in bocca come un gelato, non si gusterebbero appieno se non fosse consumata ben fresca. Ogni giorno, 2 al massimo, deve quindi portarla al caseificio giù in paese, dove la nonna di Franco si occupa della vendita. Sono circa 2 ore di andata e altrettante di ritorno, ma quando si è abituati a camminare, le gambe vanno leggere. Nonna Renata sta curando l'orto, mentre il marito Egidio si occupa degli animali. Nel tempo, tacchini e galline gli hanno concesso la loro fiducia
e ora non hanno alcun timore nel prendere il cibo direttamente dalle sue mani. Portato giù la ricotta. Il formaggio no, lo teniamo lassù per il momento. Va bene. Perché lo teniamo a stagionare un po' lassù. Sì. Lo porto su in caseificio la ricotta, che così poi te la sistemi. Sì. Va bene. Io prendo il radicchio da ributtare alle galline. Va bene. Dai, ti aspetto su allora. Devo venire in caseificio? Sì, quando hai finito. Arrivo. Ora di tornare all'alpeggio. La vita di Cristina e Franco è densa di emozioni, talune appaganti, altre tempestose. Non c'è solo la tenerezza suscitata dai loro animali o l'intensa commozione causata dalla prorompente bellezza del paesaggio. Ci sono anche fatica, privazioni, e la quasi totale mancanza di tempo libero. Ma loro ne sono consapevoli e hanno accettato questi aspetti negativi, perché per loro quello del pastore non è semplicemente un mestiere, ma il modo migliore per vivere la vita.